Qui Magabond, Magabond. Oh, vabbè, cuore, sto sempre a pensare a una cosa. Ma come si può fare una cosa del genere? Io poi ho pensato un'altra cosa, invece. Secondo me, quello non è che si voleva suicidare, assolutamente. Quello probabilmente, io ci ho pure pensato a questa cosa, probabilmente non riusciva a dormire perché magari era afflitto da questi pensieri che non riesce a capire, non riesce ad accettare questa situazione. E allora probabilmente o avrà bevuto un po' di più e poi si è preso qualche farmaco in più e ha fatto un miscuglio tra farmaci e alcol, e quindi si è ha avuto un qualche cosa stanotte, e quindi di conseguenza poi è stato portato in ospedale. Perché sai cosa penso? Per dire portatemi ad Acquaviva, evidentemente lui non era poi così trasandato, cioè nel senso che può essere pure che gli è venuto qualche mezzo collasso, però aveva questo pensiero, perché io dico oggi noi comunque avevamo appuntamento, quindi ecco perché probabilmente è capace che oggi pomeriggio io lo trovo di nuovo là dove stava seduto, capito cuore? Non penso sia perché lui si voleva suicidare, perché alla fine ovviamente, come hai detto tu, se uno si vuole suicidare alla fine va in un ponte e si butta giù, oppure prende una pistola, preme il grilletto e la fa finita subito. Quello evidentemente si è reso conto, cioè evidentemente stava così, sai, sovrapensiero, perché ultimamente questa cosa proprio lo sta affliggendo, gli stanno venendo tutti i sensi di colpa del passato e sta male per questa cosa. Ma su questa cosa io ho capito, cioè capito, lui non riesce ad accettare il male che ha potuto fare, quindi ha questi grandi sensi di colpa e quindi diciamo ha queste reazioni che sono inappropriate, insomma, e quindi alla fine magari tipo l'altra sera che stava tutto ubriaco, capito cuore? E niente, che ti devo dire cuore? Io comunque oggi pomeriggio cercherò di stare presto lì, no, faccio mangiare Giuseppe, mangio qualcosa e me ne vengo, e poi ci regoliamo un po', vediamo un po', perché ho questa sensazione che oggi lo trovo là, di nuovo seduto al suo posto, perché sapeva che avevamo questo appuntamento, perché l'altra volta si fece trovare, quindi può essere pure che lui ha detto portatemi ad Acquaviva, perché comunque sapeva che oggi avevamo l'appuntamento. Quello può essere pure che si alza da dove sta, dal pronto soccorso, e viene su. Vabbè, vediamo, oggi sentiremo, oggi vedremo. Comunque, a quanto mi ha detto l'Anto, da domani dovrebbero liberare l'ingresso, quindi potranno entrare chiunque nei reparti, insomma. Almeno queste sono le nuove normative che sta adottando. Quindi, vabbè, già che non avevamo neanche prima problemi, cioè, perché volendo, se volevamo, potevamo pure entrare. Solo che magari adesso, non essendoci più l'infermiere che ti chiede dove devi andare, tu entri e vai direttamente dove devi andare. Vabbè, dai, cuore, vediamo un po'. Vediamo cosa combiniamo con questo oggi pomeriggio. Io sono convinto, quasi convinto, che lui sta lì ad aspettare oggi. Vediamo, cuore mio, vediamo. Che secondo me non è stato... Forse Francesco ha interpretato questa cosa, però effettivamente può essere pure che lui era sovraccarico di pensieri e quindi per non pensarci ha iniziato a prendersi farmaci e si è collassato, insomma. Poi sicuramente qualche bicchierino avrà bevuto pure e si è fatto, diciamo, a porco, va?
Va bene, cuore, va bene. Stamattina sono stato un po' indaffarato con un altro cliente. Sì, però solo parlare, parlare, non si conclude un cazzo. Parlare, 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 parole, parole. E quando dobbiamo concludere? Vabbè, vabbè, cuore mio, dai. Vado a prendere Giuseppe, va. Che oggi è tornato dalla gita, sono andati a Bari, al Petruzzelli. Vediamo, vediamo. Vediamo un po' cosa dice. Va bene, cuore, oggi pomeriggio lì sarò da te, ok? Beh, mi raccomando, mo, cerca di mangiare quello che ti danno e stai tranquillo, poi da domani troveremo la soluzione, perché dobbiamo assolutamente, ti devo supportare in questo percorso, perché secondo me sarà un percorso impegnativo, quindi per forza di cose devo stare con te. Va bene? Beh, fammi vedere che sta chiamando la ciccia, va? Ci sentiamo dopo. Ciao, cuore mio. Ciao. Bacio. Cuore e un abbraccio forte forte.